Siamo tornati al lab vaccinale in fiera, dove oggi è stato reso operativo l'intero padiglione A insieme al padiglione B, quindi oggi i prenotati per le vaccinazioni sono divisi su due padiglioni. Stamattina qui vengono vaccinati gli over 70 senza patologie con il vaccino AstraZeneca. 193 sono state già vaccinate, sono sia insegnanti che over 70 come dentro. Soltanto 12 hanno rinunciato, spaventati dalle notizie che arrivano in relazione a AstraZeneca. Ho parlato col cardiologo perché ho avuto un infarto, ho parlato con tutti. Le hanno detto quindi che il vaccino AstraZeneca lei lo può fare? Non mi hanno detto, ha detto di farmelo il vaccino e basta. Io ho paura, però me lo faccio. Preferisce comunque farlo? Sì. Siamo puntuali, tale ora deve venire, siamo andati a tale ora, ma tanti che dovevano venire in orario non sono venuti, ancora non so quanto tempo passerà. Il medico di famiglia mi ha detto di fare un tipo di vaccino che qui non c'è. E allora mi hanno consigliato adesso di entrare, di fare una prenotazione, perché ci sono delle patologie che questo tipo di vaccino non va per me. Sì, diciamo che naturalmente anch'io mi sono un attimo messa in pensiero. Però effettivamente è qualcosa che si deve fare per via naturalmente dei contatti che anche il lavoro che faccio giustamente comporta. Dammi un modulo. Posso? Grazie. 27! Attimino il cappello. Diciamo che la campagna vaccinale sta procedendo abbastanza bene, noi siamo organizzati abbastanza bene sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista anche vaccinale. E noi operatori, per quel che possiamo fare, diamo anche un sostegno morale al paziente che viene a vaccinarsi, perché non tutti sono convinti della vaccinazione. Diciamo che la gente comunque continua a venire perché è fiduciosa in quello che è il vaccino vero e proprio. Se negli effetti dell'alzamento della temperatura a Messina si trombano. Lei ha fatto il vaccino AstraZeneca, ha paura dopo quello che si è sentito in questi giorni? Se ho paura non l'avrei fatto. È chiaro. La speranza che non succeda niente, tanto vai. Vabbè, però dico niente paura, sennò chiaramente mi sarei astenuto. Nella documentazione che viene restituita ai soggetti che vengono vaccinati viene anche indicato il lotto delle fiale del vaccino che è stato utilizzato. La gente in questa maniera viene, abbiamo visto, che è abbastanza rassicurata sul vaccino che gli è stato somministrato.